No, in realtà ero già con le cuffie addosso, Giacco, e mi hai fatto anche prendere abbastanza paura. Buonasera, buonasera ragazzuoli, buonasera, come andiamo? Come andiamo? Bene, bene, dai. Io no, nel senso che oggi è stata una giornata abbastanza di merda. Ciao Giacco, ciao. Il lavoro è andato un po' così. Bella la sigla dei Metallica stile 8-bit. Non sapevo neanche fosse dei Metallica Machine 80. Comunque, grazie. Ciao, ciao, Dio Gamer. Buonasera, buonasera, benvenuto. E dicevo, oggi è andata un po' così. Sapete, le classiche giornate al lavoro, quelle proprio che stressanti, quelle che, mamma mia, non vedi l'ora di arrivare a casa. Quindi, stasera spero di rilassarmi, anche se non so se Hercules sia il gioco che fa rilassare, anzi, credo di no. Ciao Lofra, grandissimo. Ciao Lofra, buonasera, benvenuto. Allora, come state ragazzi? Tutto bene? Cosa avete fatto di bello oggi? Voi che il sabato non lavorate, o almeno in parte di voi che il sabato non lavora. Ah, e sì, si chiama Fuel. Ah, non lo sapevo. Poi me la vado a un attimo a sentire. Grazie di questa informazione. Tra l'altro, mentre ero offline, ringrazio Niami per avermi messo il follow. E quindi grazie mille. Non so se tu sia ancora qua o se sei già andata via, via. Non so se sei un maschio o una femminuccia. Comunque, grazie. ci sta pure Nex. Eh sì, attenzione, attenzione, Giacomo, perché Nex ti osserva. Hercules l'ho finito tante volte, ma non lo ricordo più. Anch'io l'ho finito non tante volte, l'avrò finito un paio di volte all'epoca e non me lo ricordo assolutissimamente. Quindi per me sarà quasi come una cosa nuova, anche se comunque i livelli li conosco. Allora, velocissimamente, perché voglio partire subito e perché voglio finire anche subito, perché, cioè, subito, voglio finire presto, perché sono già abbastanza stanco. Stanchino, e quindi stasera voglio andare. Mi riprometto di andare a letto un po' presto, cosa che dopo non farò mai nella vita, ma crederci è la cosa importante. Se non ricordo male, si può sbloccare il livello finale solo giocando a difficoltà normale, giusto? Beh, allora in teoria io comunque parto dal livello normale, perché comunque il livello facile. Sì, potrei anche farlo, ma non lo prendo in considerazione. Diciamo che partiamo comunque dal livello normale. Livello difficile, assolutamente no. Però non lo so se giocando a livello facile non ti danno l'ultimo livello. Questa è una cosa che francamente non lo so. Allora, dicevo velocissimamente. Per la serie non frega una mazza a nessuno, frega solo a me. Oggi fuori dal lavoro. Ah, tra l'altro vi ricordo che oggi e domani GameStop fa delle offerte abbastanza valide. Io le ho messe nel canale Telegram, però se qualcuno di voi non le sa, ve le dico. E oggi praticamente mi sono preso per la felicità di Mike. Mario, oddio, non si vede una mazza. Mario Rabbids Kingdoms Battle per Switch alla modica cifra di 29,90 euro. E praticamente fino a domani, questo qua. Abbastanza carino. Non ho ancora avuto modo di provarlo, ma lo proverò sicuramente domani. Ciao Alex, eccolo, grande Alex, che è riuscito a entrare e a stare un po' con noi. Sto per partire anch'io. Bravo, bravo, grande Alex. Allora, e poi ho spammato la tua live nel canale. Sei un amore, ma non prendermi troppo sul serio. E dicevo, allora, e secondo giochino, questo qua l'ho preso veramente solo così per provarlo, perché sono molto curioso di questa cosa qua.
Se si vede, sì, spero. Hidden Agenda per PS4. Perché l'ho preso? Solamente per il discorso che si gioca con il telefono. Questo gioco qua non si gioca con il pad, ma si gioca con il cellulare. E quindi questa cosa qua mi ha un po' incuriosito. 9,99 euro fino a domani, al posto di 20,98 mi sembra. Quindi ecco, due recuperi, due acquisti di oggi. Però sì, lo so, non me ne frega una mazza, ma io ve li ho detti lo stesso. Bello quello lì, assolutamente da fare in compagnia. Sì, infatti, infatti, infatti. nemmeno tu a me. Ciao Alex, ciao. Beh, ma tanto se quando abbiamo finito, quando ho finito, ci sei ancora, sicuramente poi passo di là, perché comunque è una cosa che si deve fare assolutamente. Mi sono spaccato dalle risate con Dimmi chi sei, che è fatto dagli autori di Hidden Agenda. Ah, ok. Ciao Alex Porchedu, buonasera, buonasera, benvenuto. Bene, dai, io allora adesso partiamo subito perché appunto non voglio perdere tempo. Ciao Destiny, ciao, benvenuta. Grande Destiny, sembra presente. Ma quel Pikachu dietro di te che combina? Si sta ingroppando un maiale. Perché sotto c'è un maiale, sopra c'è Pikachu e stanno facendo le cose zozze, ma non lo diciamo a nessuno. Quindi, ragazzi, adesso partiamo. Come si è qua un'altra bella chicca che farà felice non solo il signor Mike, perché appunto, come è scritto nel titolo, adesso partiamo con Hercules, questa è la versione PC. Eh sì, esiste anche per PC. Se si riesce a vedere, Windows 95, quindi questo qua sono stato, eh sì, quello per PC, caro Mike. Praticamente sono stato molto molto contento di recuperarlo un po' di tempo fa. Quindi tanta roba veramente. Mamma mia, che pezzo da 90, assolutamente. E tra l'altro la versione italiana, come si può vedere, è tutto doppiato in italiano e tanta roba, tanta roba. Eh sì, Hercules per PC, ragazzi, assolutamente, assolutamente. Pezzo di storia. Ma uguale alla versione che avevo per PlayStation. Eh sì, ammetto che fa gola. Eh sì, assolutamente sì. Quindi dai ragazzi, partiamo. Adesso logicamente per questioni pratiche andremo a giocare la versione PlayStation, perché se no giocare la versione Windows 95 sarebbe un casino. Pensavo fosse un'esclusiva PS1. Eh no, è uscito anche per PC nel lontano 1997. Quindi io avevo trovato lì, avevo quello che si trovava nei cereali, sì, che era una demo, se non mi sbaglio davano una demo all'epoca. Quindi ragazzuoli, partiamo subito e vediamo dove riusciamo ad arrivare questa sera. Allora, mi sono documentato, ci vogliono circa 4 ore più o meno per portarlo a termine. Quindi io spererei nel giro di due live di riuscire a finirlo. Però dai, vediamo cosa si può fare. Quindi partiamo, buona visione e buon divertimento. Tanto adesso mi incasino. Allora, arrivo e finisco di settare le mie cosine. Eccoci! Grazie, oggi e poi la gente si lamenta della longevità di. Eh sì, assolutamente. Allora, un attimo che metto la cam, come sempre che si sbamba. Ok. Aspettate,
piccoli inconvenienti. Ok. Dici che con Windows XP non gira? No, 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 Lofra. Al massimo Windows 98. Al massimo proprio con Windows 98. La musica. Tanti titoli Windows 95 su XP non girano purtroppo, specialmente quelli meno famosi che non hanno subito remake o seguiti dell'azienda. Esatto, caro Mike. Che sola sta cosa, Mike. Prima di partire, mi date per favore dei feedback. Se si vede tutto, se si sente tutto. Adesso io intanto abbasso un po' l'audio di gioco. Ok. Ok, io vedo. Ok, perfetto. Audio video, ok, perfetto. Carica il gioco, no, opzioni no, password no. Chiaramente noi adesso ci avvaleremo dei save state per salvare, perché sennò sarebbe un casino. Spero di ricordarmi i tasti, dovrebbero essere F1 per salvare e F3 per caricare. Spero di non far confusione e iniziamo. Perciò vi chiedo, il piccolo manderà a monte il mio progetto per spodestare Zeus. Che ne dite? Oh no, non farlo! Non ci è permesso rivelare il futuro! Ciao Devil Trigger! Ciao, buona serata! D'accordo. Inverso. Tempo per agire ne avrai a iosa. Sguinzaglia i titani, la banda tua mostruosa. Bene, bene. Poi Zeus, un di sì fiero, finalmente cadrà. E a te, Ade, il potere andrà. Sì, Ade, regna! Un piccolo monito giunge infine. Prego. Se Ercole combatte, per te alla fine! Esatto, se Ercole combatte per te è la fine. Ah, F1 e F3, ok, allora avevo ricordato giusto. È una domanda, ma qui su Twitch se mando un link viene subito cancellato? Purtroppo sì, perché ti viene fermato automaticamente dal bot. L'ho fatto appunto per evitare che la gente spammi roba che magari non deve spammare. Però, se devi, al limite, casomai, se devi scrivere qualcosa, scrivilo senza la punteggiatura, che allora comunque non Che te lo stai blocca. facendo? Prendi la spada! Tanto non è un problema, voglio dire. Emo nei filmati è un po' basso l'audio. Ok. Ciao Sono Robert, una ciao, 95, buonasera. ragazzo! Concentrarsi! Allora, qua praticamente il primo livello, Tagliere! il primo parte di livello Oh! è un tutorial alla fine, perché praticamente ti fanno imparare le basi del gioco, i movimenti Bene! Niente e male, niente di dai! più. Non è proprio quello che avevo in mente, ma è niente male. Ma iniziava così spedito? Eh sì. Allora, prima lettera. Allora, io dico subito che comunque in questa mia giocata, in questa mia run, ecco, Regola numero intanto 95, ragazzo, non concentrarsi. andrò logicamente a farlo in modalità 100%, assolutamente no. Quindi, fin quando potrò prendere lettere, monete e via dicendo, ok, dopo GG lo stesso. Cioè, voglio dire, non è che, anche perché se no, divento matto e non mi va. Allora, qua vabbè, all'inizio è abbastanza, dovrebbe essere abbastanza semplice. Aspetta, però, prima di. Volevi! Sì, Guarda che faccia! Guarda che faccia! Non se l'aspettava! aspetta, che prendiamo anche la E, dato che ci siamo. Ok. Male, ragazzo! Non è proprio quello che avevo in mente, ma è niente Tra male. l'altro, cosa,
come si può sentire chiaramente dalle voci, il non mi ricordo come si chiama la bestiolina, praticamente è doppiato da Magalli, e invece il Ade dovrebbe essere doppiato da Gigi Proietti, almeno se la memoria non mi inganna, e hanno tenuto le stesse voci anche per il gioco. Ma stasera c'è anche Monkey Island su sala giochi? Eh sì, Destiny purtroppo, per fortuna, sì, cioè nel senso è un po' c'è abbondanza stasera, diciamo così, dai. Completarlo al 100% è quasi impossibile. Filottete, bravo Devil. Ok. Oh, allora il pupazzetto, sì, praticamente ti aumenta l'energia vitale. E invece queste qua sono le Lucozade, non so come si chiamavano, comunque ti danno l'energia. Questi qua sono i checkpoint, che nel caso che, come visto che noi abbiamo i save state, non servono. Anzi, a proposito, io adesso comincerei già a farne, so che magari può essere presto, ma ok, non si sa mai, meglio essere previdenti. Qua mi ricordo che c'è un qua si spacca, esatto, perfetto. Allora, qua prendiamo in una sola botta, prendiamo la C e la R, perfetto. La mia 7 mega non regge due live, ti capisco. Bellissimo cartone Hercules, assolutamente sì. Sì, infatti questo passaggio segreto qua me lo ricordavo, però... più avanti sicuramente non mi ricorderò più. Qua c'è qualcosa, aspetta. No, c'era la vita. Aspetta, vediamo se riesco a prenderla da qua. Sì, dai. Dovrebbe essere la... sì, ok, era la vita. Vabbè, dai, le monete. Ops, aspetta. Ok. E... pa. Adesso qua ci dovrebbe essere un altro passaggio segreto. Vediamo. No, non è qua, forse è più avanti. Penso che questo gioco sia pieno zeppo di passaggi segreti. Occhio, perché qua cominciano già i casini. Sapevo io. Qua ci sono i pescecani. Ok. Oh, e vabbè. E allora. Occhio. No, perché mi fai questa mossa quando io non te l'ho richiesta? Ok, checkpoint. Quindi lo faccio anch'io. Così tanti passaggi che non sono mai riuscito a terminarlo al 100%. Sì, vado adesso alla giochi che intanto Hercules non sconosco già, torno dopo. Ciao Destiny, ciao, buona visione. Se non sbaglio era una frase di Shadow Warrior. Mitico lo sta portando in live in questi giorni, perciò mi rimbombano le sue frasi. A proposito... e Mike, scrivi punto esclamativo Mike, per favore, visto che me l'hai fatto venire in mente, che l'ho aggiunto di prima praticamente. Aia. Ecco, questo qua è il link del signor Mike, ragazzi, quindi andiamo subito tutti a mettere, chi non abbia messo un follow lo metta, perché si conoscono, si andranno a conoscere tante belle cose. Dai, su, spac, mamma mia, hola.
Allora, ah, guarda qua che c'è la spada di fuoco. E intanto, va Mike sta spammando. Allora, ah, eccolo qua, qua vediamo, vedi che qua ce n'è un altro. Perfetto. Oh, l'energia mi serviva come il pane. Ok, abbiamo preso la U, quindi ce ne mancano solo 3 di lettere. Non funziona ancora, Mike. Ho provato. Ma perché va in cooldown, mi sa, Perché devi farlo dopo un po' di tempo. Ah, mi sa che là in cima c'era qualcosa. Oh! Aia! No. Ah, aspetta, che qua lo devo prendere in masso, se non mi ricordo male. Infatti, lo sapevo io. Si può mettere giù? Boh, fermo lì. Ci prendiamo anche queste due. Occhio, veloce, 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 veloce. Dai, energia. Però ho fatto una bella barra grande di energia. Che stai facendo? Prendi la spada! Prendi la spada un attimo. Dai, su. Grande. Ok. Salva. Che non si sa mai. Ecco appunto. Una L. Sì, è testuale, Mike, il link al tuo canale Twitch. LOL, epic fail. Piccola Katie. Qua i grandi suoni di Giacco qua si riconoscono sempre. Frazze 2000 mi deve, vai tranquillo che appena vuoi ti spiego come fare, tanto è molto molto semplice. Allora, ok. Dai, occhio a non andare giù, fermati qua. Vai! Per un pelo. Sa che non manca tanto alla fine. Vediamo se anche qua va giù. Sì, ormai. Ok, manca solo la S, Poi abbiamo preso tutte le lettere del primo livello. Oh, checkpoint. Salva, che non si sa mai. Qua c'è la... Adesso qua comincia il labirinto, mi sa, So che c'era una specie di labirinto qua da fare. E poi, che poi ti porta a... Ci sta. Sei un menzognero, Giacco. Allora, dai, qua. Cosa c'è qua? Ah, qua... eccola là, la S. Vediamo se... riesco in qualche modo a andare. Oh, signor Floro, buonasera. Ma lei, signor Floro, non doveva mica andare per Mali stasera. Qui il level design deve essere bastardissimo. Assolutamente sì. Però devo andare a prendere la S, Vediamo dov'è. Eccola, tutte le lettere. LOL, non funziona il gioco. L'hai già rotto. Floro ha rotto il gioco.
Allora, qua è giusto? No, assolutamente no. Ok, mi sa che siamo quasi arrivati al boss, mi sa. Non credo manchi molto. Questo qua sculetta, va bene, bravo. Ah no, non c'è il boss. Ok, livello finito. Vabbè, il primo è quello di training, non è proprio il massimo, c'è come difficoltà. Row, row, row your boat gently down the stream. Whoa, I think my dying. Lo spammo citazione di Shadow Warrior. Ottimo lavoro, piccolo! Mi piace! Come monete non le ho prese tutte, ma ne ho prese quante? Ah, il 92%, dai, comunque per essere così e scialla una blind va bene, va bene. Forse hanno risolto, mi sta loggando, vado a dare un'occhiata. Ok, allora se funziona, buon proseguimento tra i mari di Sea of Thieves. Ok. Vabbè, ah questa qua è la password che il gioco ci darebbe per continuare poi da qua, ma non è il caso. La prova dell'eroe. Pushing the bush the rabbit. Oddio, che devo. Oddio, aspetta, salva. Boh. Frena, 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 fermo, aspetta, deve cavarsela da solo. No, Forza, ragazzo, che devo concentrati. fare? Che devo fare? Usa Aiuto! la testa. Olè! Cominciamo con una bella craniata. Ah, ma qua non posso neanche usare la spada. Figo, 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 mi piace. Aspetta, che già qua non me lo ricordavo, eh. Allora, penso. Oh, energia. Penso che faccia ancora parte del training sta roba. Aia. Scarpe. Ho perso un casino di monete. Ho perso anche la H. Olè, per la serie completiamo tutto al 100%. Destra o sinistra? Boh, andiamo a sinistra. Bello. Ne schivassi uno. Dai, su, via, 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 via. Ercole, niente Salta. male, ragazzo. Aia. Non è proprio quello che avevo in mente, ma è niente Ma comincia già a essere difficile sta roba, eh. Vabbè. R. Niente, neanche la R presa, vai. Sto andando alla grandissima. Guarda che roba. Prendi l'energia. Prendi l'energia. Bravo. C'è qualcuno che diceva farlo al 100%? Sì, come no. Aia. Aiuto. 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 Aspetta, aspetta che. Ah! Vabbè. Regola numero 95, ragazzo, concentrarsi. La fai facile tu. Ok, un po' di energia. Oh, avessi preso una lettera. Una! No, forse una sì, l'ho presa, forse. Aspetta un attimo, è che. Ah! Oh, che schifo che sto facendo! Guarda, ci resto, ci resto. Ah, la vita! Avevo anche la vita, porca miseria! Ah! Aspetta un attimo! Grazie Alex13 per l'host, grazie mille, veramente. Questo livello mai finito. No, infatti adesso sono ripartito perché non mi va di perdere già una vita al secondo livello. Tu potresti morire anche male, però. Però non mi ricordavo questa cosa che non si poteva usare la spada, quindi va bene. Dai. Adesso devo cercare almeno di. Quando le vedo, tipo questa. Aia. Vabbè. Di recuperare. Mamma mia. Ok.
Adesso provo ad andare a destra, vediamo cosa succede. Anche se mi sa che più o meno... Allora, qua intanto ho recuperato la R per la serie Le Grandi Conquiste. Ecco, appunto. Allora, energia. Ok, è bello che la cosa si prospetta interessante, perché se già al secondo livello sto facendo un casino, figurarsi gli altri. Anche perché, se non mi ricordo male, livelli così ce ne dovrebbero essere ancora dopo. E la cosa mi spaventa alquanto. Bene! Niente male, ragazzo! Non è proprio quello che avevo in mente, ma è niente male. Eccole. Ok. Ma come cavolo fai a schivarli questi? Prendila. Bravo. Prendila. Bravo. Almeno un po' di lettere le abbiamo prese, eh? Dai, ok, occhio, via, via, via. Dai, su. Conviene salvare. Ok. Che almeno in casi disperati riparto da qua. Oh, la vita! Boh, fermo lì. O almeno penso... No, forse non è la vita. Ho detto minchiate astrali, perché mi sa che è la spada. Mi sa che è l'energia della spada. Questa mi serve, questa mi serve. Oh, le peppe. Bravo. Dai, dai che ci sono. Davvero eccellente. Fatta? Sì. Uff. Tra l'altro, non sapevi che l'amico di Lofra è diventato un rappresentante di The Rare Billion? In suo... Sì, sì, ho visto che Lofra ha comprato The Rare Million, e so che deve essere anche un gioco bello, bello, bello. O almeno così lo definiscono. Pensa che sto rinunciando a giocarci per la live di... Pensa a te cosa facciamo fare all'amico Lofra, che non può giocare i suoi titoli preferiti per guardare uno che impreca contro Hercules e i suoi amici. Sei un uomo di gran cuore. Questo, quanto amavo questo gioco insieme a Tarzan. Anche Tarzan è molto bello, anche Tarzan assoluto. Secondo Emo, il modo migliore di distruggere un ostacolo è usare la faccia. Bene, dai, livello superato. La foresta, eccolo qua. Qua abbiamo il primo boss, la foresta del centauro. Qua sono abbastanza sicuro che c'è il primo boss. Allora. Mi dà tutta l'energia, sì. Salviamo, assolutamente. Qua c'è la spada, perfetto. Ok, allora, vediamo un attimo qua. Questo qua si rompe? Sì. Però io voglio... Ah no, non posso andare dritto, quindi energia, assolutamente no. Sì, eccola qua. Prendiamo un po' di monetine. Monetina, tu dare a me monetina. Allora, è questo che vuole. Via, uè. Muori. Muoiono questi almeno? No, sì, ok, muoiono. Sì. Ok. Perfetto. Ah, non l'avevo visto l'uccellaccio malefico. Brutto. Che poi sembrano fatti tipo, non so, di cartone, non so, mi dà quella sensazione lì. Qua non c'è nulla. Occhio, qua mi sa che... Ah, qua c'è il boss. Fermi che qua c'è il boss. No, non è vero. Epic fail. Ok, queste qua mi sembrano le animazioni più o meno di Aladdin del Mega Drive. O più o meno sono abbastanza simili. La spada. Cioè, da notare che non ho ancora preso una lettera.
ma non so se sia normale, ma non credo. Ciao nonno Zelda, ciao, buonasera, benvenuto. E qui, oh, questo qua è... aspetta, ma io ho anche la spada, no? Aspetta, ma la spada? Ma come si fa a usare la spada che non mi ricordo? Come cavolo si fa a usare la spada? No? Perché mi usa i pugni? Ah, eccola! Oh mamma, un paio di balle. Dai, forza! Aladdin, lo sai che lo abbiamo finito. Io l'ho finito in live, dopo un po' l'hai finito anche tu. Quindi sì, assolutamente Aladdin è un bel gioco. Aspetta, dai, fermo lì. Il gioco più simile che mi viene in mente è Ghost and Goblin, e non chiedetemi il perché, è un gioco che anche là fa bestemmiare alquanto. Dai. Oh, muori. Aspetta che non voglio consumarla però, eh. Cosa ho fatto? Boh. Passaggio segreto dietro. Dove? Dove la fra? Qua. Vabbè, dai, lo vedremo. Ah, qua, eccolo qua. No, fermo. Eccolo qua. Questo forse dicevi. Ah, prima delle... Ah, vabbè, ormai, dai, non importa. Non importa. Aspetta, qua si può andare... vabbè. La spada di... de fuoco, la spada de fuoco. Aspetta che c'è il tizio adesso, eccolo qua. Dai. No, sbagliare tasto. No, mi sta facendo malissimo. Sono morto. E non ho salvato. Sono morto e non ho salvato. Bravo. Dai. Devo... Ah, qua, giusto, bravo. È stata... Dai, diciamo così, è un'occasione per aver visto il passaggio segreto. Quindi non sono morto in vano. Oh, là. Sì, l'ho visto. Grazie mille per la dritta. Occhio che qua c'è già il tizio adesso. Dai. No, vedi che sbaglio tasto ogni volta. Ok. Morto? Sì. Boh. Sono tosti questi qua, eh. Mamma mia. Io vado, ragazzi. Ciao Alex13. Ciao, buona serata. I giochi Disney erano difficili. Sì. Assolutamente sì. Aspetta, salva, che non si sa mai. Aspetta, dov'è che era? Qua, ok. Però guarda che, cioè, praticamente si seguono anche da un piano all'altro, pazzesco. Allora, questa qua, usiamo questa qua. Che bella. Dai, muori. Vabbè. Ci ha colpito lo stesso, ma non è un problema. Comunque bella la tua idea di portare qualche gioco Disney ogni tanto. Sì. Beh, in realtà questo qua è il primo che porto. Però sicuramente ne arriveranno altri. Sicuramente.
tipo Tarzan, tipo, o non lo so, magari suggeritemi voi qualcosa. Ah, adesso ho preso una vita, ho 7 vite, come i gatti. Allora, fermo. Salva. Ok. Magical Quest, sì, anche perché non l'ho mai... Cioè, l'ho sempre giochicchiato, non l'ho mai giocato, diciamo, in maniera approfondita. E quindi sì, sarebbe una buona idea. Ah, devo andare di qua, ok. Per fortuna che... Ah, guarda la E. E come faccio? Ah, aspetta. Tu muori male. Come fo? Passaggio segreto. Ok. No, mollati. Ok, che qua c'è il vaso, anche se teoricamente non mi serve. L'hai detto nel gruppo Telegram che avresti voglia di portare... Sì, infatti. Quando ci fai una serata retro tutta Virtual Boy? Oddio, non credo sia una saggia idea, sai, nonno Zenta. Non credo sia una saggia idea. Eccolo là, il centauro, guarda. Questa qua è la Valle dei Centauri, adesso io salvo. Che adesso qua mi fanno male tantissimo. Via. Ok. Energia. Pantera. Quanti colpi ci vogliono per la pantera. Via di qua. Dammi l'energia, bravo. Ah! Aspetta qua, no, su, di qua, andiamo qua, niente. Allora, qua, dove si va? Eccola la pantera. Vabbè, qua. Non è morta, la pantera. Oh sì, sì, è morta la pantera. Oddio, aspetta, che qua... Guarda qua, ce n'è un'altra. Ok. Qua si va avanti? No. Energia. Allora, energia, dov'è? Ok, qua, questa mi piace. Però mi piacerebbe andare a prendere... Oh, vedi che si va di qua e si prende anche l'altra, perfetto. Anche qua si va. Oh, che bello. Dai, qui sono... oddio, metà energia, ma ci può stare. Ah, però non è la strada giusta. Mike, non limitarti a scriverlo, lo sai che c'è il comando. Se lo vuoi far sentire a tutti. Contro quella merdaccia del boss tutti i poteri della spada aiutano. Sì, mi sa di sì. Aspetta che salvo, visto che sono pieno di energia. Ok. Eccolo! Che figura di merda! Tra un po' sì. Allora, aspetta che... Oddio, che succede? No! Sbagliato! No, sì. Che figura di merda! Aspetta. Allora... Sì, è broken, però è andato in cooldown. Allora. Sorry, this is the end of this game. Try again. No, ma mi sa che... No, mi sa che bisogna... So che c'è un metodo per fare sto boss che non mi ricordo. Bisogna... No, non è questo.
No, so che... No, 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 no. So che bisogna... Twitch che mi mette la live in pausa da solo, addirittura. Sali sulla piattaforma, quando lui scalcia, salta, fallo sempre, credo che si stanchi... infatti, infatti... Sapevo di questa cosa. Parigi in autunno. Oh. Gli ultimi mesi dell'anno e la fine del millennio. In questa città ho molti ricordi. Bar, musica, amore e morte. Mamma mia, ragazzi. No, ho sbagliato tantissimo. Aia. No. Cazzo, non mi ricordo più niente, aiuto. No, non mi ricordo come cavolo si fa, aiuto. Perché non gli scalo l'energia? Fare qualcosa, devo fare qualcos'altro. Aspetta, allora proviamo con il fuoco. Caricalo tutto il pugno. Con questa non gli faccio nulla? Assolutamente no. Ma arriverà il mitico Stobbard prima o poi, anzi molto prima che non fa poi. No, non gli faccio nulla anche col pugno caricato al massimo, perché? Perché non gli faccio nulla? Ah, credo in faccia. No. Aspetta, Bene, il primo boss è già un casino. Ciao Diego Ponza, ciao, buonasera. Ma se gli salti... è vero, dai, grazie. Mamma mia, se non ci fossi tu, Diego. Grazie. Non mi ricordavo di sta cosa. Mamma mia, quanto sono arrugginito. Sì, grazie Diego, veramente. Se no stavamo qua tutta la sera. Aiuto. Aia. No, ho sbagliato, porca di quella miseria. Ok, tipo adesso, eccolo qua. Ok. Bam, bam, bam. Oh, aspetta che qua è successo un casino. Sì, il pugno era per il finale. Ok, dai, fatto. Fatto il primo boss. Davvero eccellente. Sì, dai, la password non mi serve. Filmatino. Allora, grazie di tutto, Ercole. È stato un vero spasso. Terra chiama Erk. Parla, Erk. Dobbiamo svolgere un compito, ricordi? Teve ci aspetta. Sì. Lo so. LOL. No, il nostro eroe si è un po' innamorato. Ciao Lucardi, ciao, buonasera, benvenuta. È bellissimo, sì, questo gioco, sì. Tanti di noi lo hanno giocato all'epoca. Il 2 lo inizio pure io quando finisco il primo. Bravo Giacomo, mi dai tante soddisfazioni che ti stai giocando i Broken Sword. Veramente, veramente bravo. Salva. Allora.
Questo era il livello della demo. Sì, sì, vero, me lo ricordo, me lo ricordo. Che bisogna... Ok, non mi ricordavo questa cosa. Allora, sì, che bisogna andare un po' in giro e... vabbè, però, uè, ragazzi, non è che mi venite... Guarda, guardalo. Cioè, ma dove sono? Guarda che mi vengo... Aspetta, aspetta, perché... Madonna, che nervi. Aspetta. Oh, ridatemi un po' di energia mal tolta. Oh, la spada di fuoco. Bene. Io all'epoca avevo solo la demo. Lo so, infatti, come abbiamo detto prima, la si trovava anche nei cereali. La davano anche nei cereali, quindi era abbastanza semplice, diciamo, averla. Oppure nelle riviste di settore. Muori, bravo. Sì, occhio al gatto fiammato, assolutamente sì. Wow, attenzione qua, Attenzione. Morto. Eccolo, guarda, ma perché questo qua deve sempre correre in giro? Questo qua muore? No. Oddio. Aspetta, Ah, è rosso. Via. Ecco, bravo. Hai scelto proprio il momento opportuno. Vabbè. Mi manca uno sputo, Però là c'è l'energia. Provo a salvare. Speriamo che non sia... Chi è? Che vuoi? Grazie. E meno male che ha tirato fuori... Madonna. Ciao Giovi. Buonasera. Oddio, che cosa ho fatto? Perché sono venuto direttamente qua? Aia. Sì, aiuto. E qua chi è che si ricorda adesso cosa bisogna fare? Bisogna... No, tirargli indietro è impossibile. Che cavolo bisogna fare? Qui devi lanciarli coi pugni in... Questo masso. No, però non in questo modo. Allora, no, però ho sbagliato ad andare da quella parte, perché in realtà io volevo andare da... Non è che voglio farmi subito il boss. Volevo un attimo andare un po' in giro e curiosare, anche perché ho pochissima energia. Ok. Quindi. Qua si va giù. Ok, e quindi comunque si va dal tizio. E io direi di risalvare qua. Ok, e proviamo un attimo a fare sto tizio. Dai, alza. Aia. No, ho un attimo sbagliato. Come si fa? Ah, eccolo. Vabbè, ma solo così gli ho fatto. Sì, auguri. E lui adesso mi piglia e mi spacca in due. Che te ridi? Ok, vabbè. Mamma mia. Sa che qua sarà un po' dura, Vabbè, dai, ho capito il meccanismo. Ah, ma forse li paro i colpi se lo tengo su. Forse. Vediamo. Se io sto qua. Però non mi ha preso. Non so perché, ma non mi ha preso. Bene così.
Guarda, guarda come se la ride. Ah, mi hai mancato. Ok, dai che siamo quasi a metà. Aia, qua mi ha preso. Qua mi ha preso. Aia, aia, aia. No, vabbè, 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 no. Siamo in diretta, saluti ragazzi della mia live. Ah, ciao, ciao ragazzi di Alex. Poi, quando finisco, se ci siete ancora, arrivo, arrivo a fare da moderatore, a spaccare i culi, a buttare fuori tutti i bimbi minchia. Comunque, ti ho condiviso in audio, grandissimo, ciao, ciao ragazzi, come state, tutto bene? Spero di sì, io sono qua alle prese con Hercules per PlayStation, quindi spero che vi stiate divertendo con il caro Alex, che tanto stasera andrà a finire Monkey Island, e quindi dai, quindi buon divertimento e speriamo di vederci dopo, dai. Ragazzuoli belli, non dire parolacce che ne dico già tante io. Ah, come si piglia sto toro? Ok, Giovi, sempre affascinante vedere un gioco PlayStation 1. Dai, dai, che forse ce la facciamo sto giro, Sì, Emu, ma io seguo anche te. Grazie, Alex. Molto, molto gentile da parte tua. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. No, manca proprio un cicinin. E adesso muori però. Oh! Però mi ha dato fastidio che mi abbia levato l'energia cadendo dalle scale. Ma va bene, dai, va bene, va bene. Quindi io direi di salvare. Sei l'unico in cui i genitori hanno un'azienda. Ti ricordo che sono l'unico siciliano che aveva i giochi originali. Beh, tanta roba, tanta roba. Beh, e tra l'altro credo non solo siciliano, Joey, Cioè, io credo che l'Italia intera avesse... i scheletrazzi. Kiki Musampa 82. Ciao, ciao, benvenuto. Benvenuto tra noi, grazie mille per il follow. Allora, e qua, tanti scheletrazzi, oh, tanti scheletrazzi, mamma mia. Guarda quanti. Aspetta, qua posso andare su, giù. Però prima voglio andare a vedere anche cosa c'è laggiù. Qua sto qua sì. Perché mi sa che ci sono più di una strada da poter bazzicare. E di qua dove si va? Tanto a prendere la spada. Io salvo. Perché qua... boss! Che boss c'è qua che non mi ricordo? Chi è? Che fa? Tutti scappano. Ah, arpie. Cosa sono? Uccellacci del male augurio. No! No, che mi rapiscono gli abitanti. Vabbè, uno è andato. Sì, signori. Mica posso. Ma posso andare anche su, però.
No! Aspetta, dai, muori male. Guarda, guarda. Dai, dai, che ne man... Che fai? Che fanno? Dai. Dai, dai, che ne manca uno. Quanto ne manca? Tanto mi hanno portato via un po' di gente, ma vabbè, dettagli. Guarda, l'avevo! Dai. Fatti? Sì. Sì. Sì, però... Però... Ho perso un casino di energia. Attaccati. Non si attacca. Oh, bravo. Energia. Sì. Aspetta che salvo, va. Antaro e il suo gruppo devono dappertutto, devi esplorare ed imparare. Bellissimo Antaro. Lo guardavo abbastanza. Non in cuore batticuore, lì hai solo Antaro e bijou giocabili. Questo non l'ho giocato. so che hanno fatto parecchi giochi di Antaro su Advance, su Game Boy Color, e non so se ne hanno fatti anche su altre piattaforme. Però non ho mai avuto il coraggio di giocarci. Allora, dai, su. Eccolo il gatto fiammoso. Oh, dov'è? Guardalo! Vabbè. Mamma mia, che rompipalle, oh. Vabbè, allora adesso ti vai, sai dove. Checkpoint. Qua? Dove si va? Questo qua mi... che gentile. Pochissima energia. Guarda là che c'era una da prendere. Dai, vediamo se ci... No, non ci riesco più. Assolutamente no. Oh, sto gatto ha rotto però, eh. È che a me... Guarda. È che a me piacciono i gatti, ma sto qua ha rotto. Oh, là, meno male. Dove sto andando? C'è gente che scappa in preda al panico più assoluto. Oh, ancora le bighe. Wow, grande. Checkpoint. Aspetta che prendo questa e salviamo. Ok. Povero micio fulminato, prima c'era il gatto di mia sorella che cercava di rubare il cinese direttamente dalla bocca. I gatti sono il top. Assolutamente sì, ragazzi. I mici... No, non andare così alla Rambo però, che non vai da nessuna parte. I mici sono tanta roba, a parte che a me piacciono tutti gli animali, tranne i ragni devono morire male tutti, devono sparire dal mondo conosciuto e anche quello sconosciuto, però il resto degli animali mi piace. Allora, è incasinato sto livello però, Mamma mia, se non è incasinato. Guardalo, questo qua è quello che corre a destra e a manca. Guardalo. Prendiamo le monete. le, di,
le ditte a una che ha 4 gatti, di cui 2 sui 7 kg circa. Mamma mia, belle, belli carnosi, belle bestioline. Non era questa la, non era questa la parte dove andare. E dove devo andare? Ah, forse sotto qua. Aspetta. Ma io come ci arrivo lì? Ah, forse da un'altra parte. Ah, da qua. Fermo. Grazie. Ti ringrazio molto. Ti ringrazio veramente molto. Ma perché non si attacca? Dai. Oh, bravo. Finché si può. Vabbè, dai. Non è che mi interessa prenderle tutte. Mi interesserebbe finire. Oh, guarda qua. Passaggio segreto. Lettere le ho prese tutte. Guarda, tutte le ho prese. Mamma mia. No, fermo. Qua, di qua si può andare. Oh, sì. Oh, che strazio. Mamma mia, oh. Ma poveri ragnetti, sono tenerissimi. No, assolutamente no. Quei gatti sono cicciosi pazzeschi. Ottimo, davvero eccellente. Sono tornato per una mezz'oretta, live rimandata a domani, Emo, ma stasera niente partita. No, perché stasera avevo già detto che facevo la live, perché mi ero... Aiutatemi, vi prego, c'è stato un terribile incidente! Meg, si parlava di disastri. Megafusto, Ercole, grazie agli dei. Cosa c'è? Fuori città, due bambini stavano giocando nella gola. C'è stata una frana, una terribile frana, sono intrappolati. Bambini, intrappolati? Phil, è fantastico! La notizia ti ha sconvolto, vero? Oh, no, non capisci, io soffro spaventosamente di vertigini! LOL. E no, dicevo che sì, stasera so che c'è la partita, però mi avevo già... detto che stasera avrei fatto la live, mi ero dimenticato e... vabbè, pazienza. Anzi, se sapete il risultato... Oddio, salva! Se sapete il risultato, ditemelo. Ciao Luca, ciao, buonasera, benvenuto. Ti dico solo Chievo in 9. Addirittura in 9? Mamma mia. E una testa è andata. Dai. Devo fare in fretta. Dai, cazzanola. No. Guarda che non la piglio. Ola. E qua se non... se non prendo energia, mi sa che è un casino. Non ce la faccio, non ce la posso fare. Guarda. Niente. Devo ricominciare. Sì. Devo assolutamente ricominciare. Aspetta che metto in pausa. È bellissima, sì, la sfida del... bellissima, sì, la sfida dell'Idra. Assolutamente sì. La notizia ti ha sconvolto, mitica. Zero. Ah, sta vincendo. Ok, dai, questo mi fa piacere. Bellissima la sua...
Vogliamo darci un taglio col taglio delle teste? Emu, fino a mezzanotte la live? Non credo proprio. E resta fermo e spostati quando circa carica il colpo, così sarai vicino. Ah, è vero, vero, vero. È vero, è vero, è vero. Proviamo, dai. È il masso il problema. Sono i massi, porca miseria. Guarda, vedi. Guarda. Adesso sono stato troppo fermo. Ok, come è andato? Dai. Quasi. Che culo. Qua mi è andata veramente di culo, eh. No. No. Dai, ma almeno mi danno energia. Guarda! No. Il problema è che ci sono i massi che continuano a cadere. Guarda. Guarda. Devo anticipare. Provare ad anticipare le mosse. No. Auguri. Ah, energia. Vabbè. Oh, ma sono proprio ovvio. Cioè, non... Cioè, saltando non la piglio, eh. Ola. Aspetta, eh. Gli stai... ora che sto giocando a Cuphead non mi spaventa più di... immagino. Immagino che non... che non ti sta... Ciao, Sala! Ciao! Buonasera! Benvenuto. E su Kingdom Hearts è odioso leader da sconfiggere. Cuphead è il gioco fatto, è il male fatto gioco. Sì. Assolutamente sì. Ciao Hector. Ciao, buonasera. Benvenuto. Vediamo quanto dovrò restare in questo boss. Spero poco. Anzi, io direi di fare una cosa saggia. Vediamo di risalvare, così almeno riparto da qua. Però non ce la sto facendo. Ah, cioè, neanche saltando non me lo piglia, eh. Guarda. E tua sorella. Aspetta che forse ho capito, forse però, eh. Forse ho capito una cosa. No, non è vero, non ho capito una mazza. Grande. Aia. Che palle. Guarda. Mia. Dio mio, bisogna proprio essere... Vabbè, finché mi danno energia mi sta anche bene. Ola. Due. Oddio.
No. Dai, quasi. No. Da. Ok. Un altro è andato e va. Oh, energia. Conviene fare. Grande. E quante ne escono? Aiuto. Aiuto. Sì. Dai che non ne mancano poi molte, eh. Energia. Dai, vieni giù. Quasi. Sì. Conviene stare su questo qua. Forse. Sì. 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 Uff. Mamma mia, oh. Sì, sì, fatto, 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 dai, su. GG! Tagliele! Uff. 48%, Dio mio. Filmatino? Sì. Phil, devi ammetterlo. È stato un gesto piuttosto eroico. Ce l'hai fatta, ragazzo! Ce l'hai fatta, è stata una vittoria schiacciante! Qualcuno... Però, chi l'avrebbe detto? Avviatelo, avviatelo, guarda, guarda, avviatelo, guarda! Fialo, fialo! Ciao Hector. Oh, ancora un altro boss. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Aspetta, e questo qua? Aiuto qua, eh. Aiutatemi, perché qua non ho. Pensavo avresti dovuto tagliarle tutte. No, speriamo. Per fortuna no, qua aiutatemi, perché non so, non ho idea di che cavolo fare. Ah, forse bisogna stare qua. Aspetta, eh. Visto per che te è finito. Ti teniamo d'occhio, Medusa. Eh sì, però. Bisogna andare qua. E stare dietro allo specchio. Però sto morendo malissimo, tipo. Ok. Qua. Chi è che mi spara? Perdonatemi. Dai, spara. Mia. Dai. Brava. Che grande, dai, così, veloce, veloce, veloce. Mio. No, qua è un casino. Qua mi sa che... cazzarola, non capi... Non... Qua se non mi danno energia ci resto alla grande. Dai, spara. Brava. Il problema è quando... dai, quasi. Buonanotte, brutta faccia. Brutta faccia. Eccolo, eccolo che... Aspetta che arriva... vabbè. Per fortuna che ogni tanto mi danno energia, perché sennò...
Eccolo. Qua come cazzarola si fa a schivarli questi, porca miseria. Altro capo tecnico per la squadra di casa. Eh sì, il mio però capo tecnico sarà ormai. Ercole. Che culo. Dov'è? Finito. Oh, devo fare tutto il giro. Figurati se non lo piglio. Eccolo, dai, vieni qua. Per te è finito. No, non parlare. Ercole. Addio. No, non ci credo. Da dove mi fanno partire se... E beh, allora tanto vale che carico il salvataggio. Cioè, a questo punto tanto vale stare fermi. Dai, su. Ti teniamo d'occhio, Medusa. Ah. Volevi sto giro. Papà, me ne dai 5 euro. 4 euro? Che devi fare con 3 euro? Quando bastano 2 euro. Tieni un euro, dividilo con tuo fratello e poi per il resto. Esatto. Via, mamma mia. Altro capo tecnico per la squadra di casa. Aspetta. Ormai ho capito. Per te è finito. Ah, vabbè, pazienza. Che liscio. Qua non li so come, non li so schivare. Probabilmente c'è un modo, ma non lo so. Dai che non manca molto. Buonanotte, brutta faccia. No, perché mi sono... Vabbè, dai, ho preso l'energia. Qua mi ha preso. Dai, dovremmo farcela, eh. Forse, magari le ultime parole famose, ma... No, dai, cavolo! Ercole. Altro capo tecnico per la dai, squadra ultimo, di casa! Ultimo colpo! Fatto? Oh! Buonanotte, brutta faccia! Buono, dai. Fatta. Allora. Spala Medusa. Nascondi dietro. Tagliele! Eh sì. Ah, 0 a 2 gol di Wayne. Grande Pipita. Pipita, uno di noi. Gente, vado a giocare con i criceti. ciao Lucardi, grazie di essere stata con noi e buon divertimento con i criceti. Facciamo uno scambio. Tu rinunci alla tua forza per circa 24 ore, va bene? Diciamo alle prossime 24 ore. E Meg sarà libera come un uccello. Prendiamo, balliamo e torniamo a casa felici e contenti. Che ne dici? Accetto. Sì, è andato. Fratelli! Titani! Guardatevi nella vostra squallida prigione! Chi vi ha messi laggiù? Zeus! È ora che vi do la libertà! Qual è la prima cosa che farete voi?
distruggerlo! Esatto. Sì, Ercole ti salverà! Oh. Ercole! Vieni fuori! Affrontami! Oddio. Che cosa vuoi fare? Senza la tua forza sarai ucciso! Ci sono cose peggiori. Cacciatore espulso per aver fatto il gesto della manetta all'arma. Cioè, quindi cosa sono in otto adesso? ditemi di no, perché sennò, Dio mio. A meno che non sia... No, non mi ricordo l'allenatore, boh. Oddio, qua che devo fare? Aspetta, intanto salvare. Boh. Non è che mi piacciono molto questi livelli, ma va bene. Ah! Oh, qua c'è questo. Ok. Energia, energia. Mamma mia, che liscio. Sto arrivando. Se mi dai il tempo. Aia. Ma vabbè, ma se la gente si mette anche... No. Ne schivassi uno. Uno. No, beh, dammi questa. Questa mi serve. Madonna, se non la finisci di chiamare, no. Oh, checkpoint. Aspetta che salvo, va. Che non si sa mai. Dai, ho il almeno ho il pieno di energia. Aspetta che qua c'è un qualcosa da prendere. Che grande. Dio mio. Quando vado su a prenderlo, se volevi prenderlo. Aiuto. Cioè, sto facendo veramente una scena pietosa, eh. Ok, ho preso una lettera così a caso. Aia. Madonna. Giacco, adesso ti odio un pochino, eh. Allora, aspetta perché... Ah, ciao Miriel, ciao. Buonasera, benvenuta. Quante imprecazioni da bambini in questo livello. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Aspetta che qui c'è qualcosa da prendere, citazione. No, io voglio prendere le scarpe. No, vabbè, le scarpe non me le fa prendere. Oh, energia. Op, anche qua. Anche qua. E vabbè. Io penso che fare sto livello, sti livelli qua al 100% sia qualcosa di incredibile. Sto morendo malissimo, eh. Aiuto, aiuto. E muoio. Muoio, muoio, muoio. Cioè, avevo la scarpa perché è morto. Cioè, perché ha sbattuto. Qua ce l'ha, ok. Vabbè, dai,
Lo riproviamo a partire da qua, non ho voglia di rifarlo da capo. No. Ma perché? Ma porca... No, vabbè. Dai, via. Provo ad andare su, andiamo. Che palle però sti livelli, non è che mi piacciono un granché, eh. Guarda. Personaggio che si inceppa. Nemesis va alla grande stasera, eh? Chi è che l'ha messo? Ah, ciao El Cid, ciao, buonasera. Vabbè, non ci siamo, perché mi sto veramente incazzando come una bestia. Questo che continua a gridare come un ossesso. Dai, via che salvo. Là. Cioè, è assurdo. Guarda, è assurdo schivare tutto. Cioè, io non lo so. E ricordiamo che questi qua dovrebbero essere giochi per bambini, eh. Sì, sto cazzo è per bambini. Scusate il francesismo, ma... Dio mio... Guarda, c'è. Allora? Ancora? Un po' di energia almeno. Guarda, poi quando si inceppa così mi fa talmente incazzare, no? Oh. Mamma mia. Ciao Van. Buonasera, benvenuto. Ne ho trovato un altro di gioco strano. Questo livello sono le peggio bestemmie, assolutamente sì. Da piccolo era l'inferno, ma anche adesso è l'inferno. Anche il gioco di Topolino per PlayStation 1 deve essere per bambini e quello era iper difficile, assolutamente. Ciao Van, tutto bene dai, a parte le bestemmie che cominciano a uscire per questo gioco, ma va bene, ma volevo chiederti una cosa, dimmi Van, tu hai mai giocato a Parasite Eve? Leggermente sì, non l'ho mai finito però, eh. Mac! No! Che sta succedendo? L'accordo con Ada è rotto. Aveva promesso che sarei stata salva. Non hai molto tempo, ma puoi ancora fermare Ada. Tu guarirai. Te lo prometto. Dai, su. Volando contro i titani. Ho dei problemi con l'inventario. E mi chiedevo se sapessi come gestirlo. Oddio. Onestamente no, sai. Fa cagare come l'hanno messo in quel gioco.
che problemi hai in caso scrivimi in privato, vedo se ti può. Sì, ecco, magari ti aiuta El Cid, che magari lo conosce, perché io è da tanto tempo che non lo gioco Parasite Eve, quindi adesso farei un po' fatica. Allora dai ragazzi, ci facciamo l'ultimo livello e poi continuiamo domani sera, perché domani sera voglio provare a finirlo. Quindi finiamo sto livello prima e poi ci salutiamo. Questo è un livello tipo shooter style. Ah, c'era la spada. Ah, ecco, mi sa che qua va molto meglio, assolutamente sì. Mazza, guarda il titanio. Guarda, è ok, ho salvato tipo una supereroina. Ok. Questo? Ah beh, non era niente di che. Salva, salva. Aia. Oh, ho finito i colpi. Adesso uso il fuoco. Oh, aia. Cazzarola, c'era l'energia. Presa anche da C. Certo che questi qua che cadono, mamma mia, se rompono le balle, oh. Guarda, guarda. Dai, datemi un po' di energia voi. Sì. Sì. Vedi che me l'hanno dato. Basta chiedere. Dai, salvalo. Bravo. Salviamo gli dei. Oh, spada di fuoco. E qua, aiuto, aiuto, oddio, qua non mi ricordo, sì, ciao, qua non mi ricordo niente. Che devo fare? Ah, stare qua. Oddio. Ok, fate come prima, datemi un po' di energia, per favore. No, questa volta non ha funzionato. Eccolo, ancora quello di prima. Bravo. Però vabbè, proviamo a salvare, ma... Oddio, no, c'è il boss, no, spero. Non ho niente. Aia. Dai, ci sta. Cazzarola, guarda l'energia che ho perso. Ma sono proprio un cibiruzzo. Ci sta un po' di Russia, dai.
Fatto il livello. Bello questo gioco, non l'avevo mai visto. È il mitico Hercules per PlayStation 1. Caro Van, grazie mille. Grazie mille, grazie mille per l'host. E allora, ok, fatto fuori titanio. I corridoi dell'eterno tormento. Ma chi è che di voi sa dirmi più o meno quanto manca? Quanti livelli mancano? No, perché per capire, perché che tipo, se manca un livello potrei anche continuare, però se ne mancano due o tre, no. Così, giusto, giusto per sapere. Ritorno una vita? Sì, allora no. Sono d'accordo con... Ultimo livello da quanto ricordo. Addirittura. Allora, allora conviene, conviene provare ad andare avanti. Anche se è il classico livello che non mi piace, quindi così a scorrimento, Dio mio, fanno altro che incazzare. Aia. E cioè, ma come è umanamente possibile? E l'ho anche... Mie. Aiuto, se non prendo energia... ciao. Datemi... Oh, bravo. Ma allora sei stupido. Mancano questo e l'ultimo livello. Allora io proverei a sto punto, io proverei a fare una run unica a sto punto. Sempre se passo sto livello, eh. Almeno ho preso la U. Oh, ciao. Guarda. Chica Point. Aiuto. Ah. Vabbè, dalle lettere non deve essere molto lungo sto livello, eh. Dalle lettere, poi... Cazzarola, dovevo prendere l'energia. E... Ciao. Guarda se mi danno energia. Sì, però con... te la tolgono pure. Non so cosa ho fatto, ma va bene. No. Cazzo, ho già perso due vite e non voglio perderne altre, però, eh.
Mamma mia. Dai, una l'ho preso. Guarda. E poi mi dicono: ma gioca a Dark Souls che è difficile, ma vai a cagare, va, giocati sti giochi qua e dopo stai zitto. Allora. Che oltretutto sono giochi per bambini, ricordiamolo. Vaffanculo. Dai, ci sono. Ciao Marco, ciao. Sono arrivato prima della chiusura. Ben detto, Evo. Allora. A te piacciono i patti. Prendi me al posto di me. Il figlio del mio odiato rivale intrappolato per sempre nel fiume della morte. Conto. Uno. Dov'è la fregatura? Due. Va bene. Tirala fuori. Lei va. Tu resti. Vortice di anime. Ultimo livello ed è finito. Dai, allora. Speriamo. Di fare una run secca. E lo finiamo. In un'unica sera sarebbe figo. Comodo una maggiore potenza di fuoco. Intanto salva. Oddio, adesso qua però spiegatemi come, cosa devo fare. Oh mio, no. Basta, devo continuare a spadarlo, giusto? Oh mia. Potenza di fuoco. Oh, grande mio. No. Caspita. Dai, vieni qua. Diamo fuoco alle polveri. Non potrai mai vincere, Ada. No. Bisogna teoricamente fare in modo che non che non spari, credo. Mia, no, prendila. No! Diamo fuoco alle polveri! Sì, ave regna! Non potrai mai vincere, ave! Tanto dubito che ci sia solo questa da fare, eh. Io credo che ci sarà un'altra battaglia dopo. Non lo so perché, ma... Io odio perdere! Infatti, immaginavo. Salva. Dove è andato? Che è successo? Volevo fare una clip ma ho fatto tardi. E ora capisco perché da bambino non riuscivo mai a fare i due livelli finali. Ciao Debiro81, ciao, buona, benvenuto. Abbiamo finito?
ottimo lavoro, figlio mio, ce l'hai fatta. Sei un vero eroe. Perché un vero eroe non si misura dalla forza dei suoi muscoli, ma da quella del suo cuore. No, vabbè, dai, datemi un GG, fatemi un GG, perché, cavolo, mamma mia, finito Hercules, wow. Figo, sì. Ciao Destiny, purtroppo abbiamo finito anche noi, ragazzi. Abbiamo finito il gioco. Sono tornato alla fine. Si sono filmati tratti direttamente dal film. Assolutamente sì. Ma l'ha finito Monkey Island, Alex, ragazzi? È riuscito a finirlo? O lo finirà la prossima volta? Ah, un po' la gamba addormentata. Ma che morti sono dei. Ciao, ciao Full Metal. Rida Alex, ma finito. Sì, nonostante che cazzarola, c'erano gli idioti, veramente. Che palle, oh. Quasi in contemporanea tu e Alex. Sì, finito. Che palle, ancora gli idioti c'erano stasera. Madonna mia. Dispiace non esserci potuto essere, perché a me piace buttarli fuori, mi dà soddisfazione. Ha subito un altro ride di Danko, ma dai, dopo gli scrivo su Facebook. Solo su YouTube succedono ste cazzate, Dio mio. Sì, informissima, gli idioti totali. Allora, finito Hercules. Sono veramente, veramente euforico, come direbbe qualcuno. Quindi si può uscire. Usciamo e torniamo alla nostra schermatina. Allora, eccola qua. Dov'è? Eccola qua, perfetto. Aspetta che rimetto anche i messaggi. Ok, ci siamo. Anche io stasera ho l'occhio stanchino, mamma mia. E quindi si è finito, ha subito una donna, mi butto fuori. Era difficile Hercules? Abbastanza, e che comunque io sono stato avvantaggiato tantissimo col discorso di save state, perché se no senza save state penso sia abbastanza un casino da giocare. Però dai, l'abbiamo portata a casa e va bene così. E quindi domani mi devo inventare qualcos'altro. Quindi se avete richieste, magari, perché no, fatemi sapere. Se siete su Facebook, nel gruppo Telegram, dove volete voi, o anche qua in chat, se avete qualche gioco che magari retro, che volete vedere giocato e bestemmiato da me, magari si potrebbe fare. Danko colpisce ancora. Mamma mia, una grande prova, vecchio, complimenti. detto da un hardcore del Super NES, mi fa altro che piacere. Tarzan, ma come posso rivedere la tua live su Twitch? Basta andare nelle trasmissioni passate. Tu vai nel mio canale, in alto c'è la sezione video, e praticamente ti puoi rivedere in differita tutta la live. Esatto, è vero, Destiny, vedi che mi ero dimenticato anche di Contrast.
Quello lo finiremo. Magari domani sera. Finirlo domani sera non lo so. Però dai, sì, hai ragione. Domani sera facciamo quello. Non è, per gli altri ragazzi non è retro, non è un gioco retro, però è un gioco carino. Quindi domani sera facciamo quello, dai. Deciso. E lunedì però nel pomeriggio si parte con All Boy, che è un giochino fighissimo che ho provato ieri, che l'hanno dato nell'Humble Bundle. È quello del ragazzo gufo, non so se alcuni di voi lo conoscono. Non è retro, però ha la grafica retro ed è fighissimo. Topolino e le sue avventure, ci vuole un altro gioco tranquillo. Sì, assolutamente sì. A me piacerebbe vedere il gioco della bizzarra avventura di JoJo o un Mega Man per NES. Tutti i giochi facili, ragazzi. E tutti i giochi facili. Cicciolina passione cavallerizza. Questo mi piace. Questo mi piace. Un'avventura grafica, vogliamo Selen the Sex File. No, allora, visto che comunque Alex stasera ha finito Monkey Island, perché non mi volevo accavallare con lui con le avventure grafiche, casomai lunedì sera, ora vedo come sono messo io. Ah no, lunedì sera no, perché bisogna andare dal signor Mike, che facciamo la live sull'emulazione. Quindi lunedì sera non prende, se non avete altro da fare, canale di Mike, e praticamente si parlerà dell'emulazione. Facciamo un discorso così più o meno serio sull'emulazione. Quindi mi raccomando. Beh, si andrà a mercoledì, perché poi martedì c'è la live di Alex e quindi non me la voglio perdere. Quindi probabilmente con le live serale si andrà a mercoledì. Sì, lunedì sera occupato, caro. Assolutamente sì, te mi calli. Yataman t'ha in bocca, anche quello è molto bello, sempre per Play 1. Sì, assolutamente sì. Comunque dai, ne abbiamo di materiale da fare, ne abbiamo finché vogliamo, quindi intanto domani sera Contrast, perché è giusto non lasciarlo da parte. Contrast, e poi si va con lunedì, con pomeriggio con All Boy, poi si vede dai, comunque tramite social. Anzi, a proposito, per chi magari vuole o non c'è, sappiate che Telegram, Facebook, Discord, insomma, sono sempre lì se volete prendere parte a sti social. A me fa molto molto piacere. Quindi, ragazzuoli, io adesso me ne vado a magari a dormire, no, però sapete cosa? Beh, sapete cosa faccio io adesso? Adesso mi vado ad installare Mario Rabbids. Mi rilasso un pochino, magari a letto sotto le coperte, non lo so, vediamo. Quindi, ricordando che abbiamo giocato con vi do la buonanotte, ci si vede alla prossima. Ciao Machine 80, buonanotte. Stiamo andando. Ricordando che abbiamo giocato con Hercules di Action Game. Sì, ricordo che questa è la versione PC, perché sono abbastanza orgoglione di averla. E quindi ci sentiamo domani sera, sempre alle 9, se volete, e andiamo a fare Contrast. Può darsi che faccia qualcosa anche domani pomeriggio, però non sono sicuro. Nel caso, ci sono i social e vi arriva, spero, la notifica se andassi in live, però non lo so, è tutto da vedere. Quindi ragazzi, io ciao Tenny76, ciao, scusa, non so se sei arrivato adesso, ma che stiamo chiudendo comunque. Ciao, ciao anche a te. Buonanotte ragazzi, buonanotte, è stato veramente un piacere come sempre. Io vi auguro una buonanotte e una buona continuazione di serata. Ciao belli!